Un deposito come il Santo Chiodo di Spoleto è un modello che dovrebbe essere ripetuto in tutte le regioni e i territori a rischio. A dirlo è stata Carla Di Francesco, segretario generale del Ministero dei Beni Culturali, nel corso della conferenza stampa che si è svolta al termine della visita alle opere ferite dal terremoto da parte di una delegazione del Consiglio Superiore dei Beni Culturali del MIBACT guidata dal presidente Giuliano Volpe.